saluto a tutte e tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri e i consigli di lettura. Cominciamo vedendo quelli che sono stati i titoli più venduti nella nostra libreria nei primi giorni di questo nuovo anno. Al terzo posto, il nuovo saggio del teologo Vito Mancuso, Non ti manchi mai la gioia, pubblicato da Garzanti, un vademecum, una ricerca per alleviare i tormenti spirituali e non seguire le sirene contemporanee dell'ego. Al secondo posto, il nuovo thriller di Donato Carrisi, L'educazione delle farfalle, pubblicato da Longanesi, e al primo posto si conferma sempre lui, amatissimo, Maurizio De Giovanni con Soledad, un dicembre per il commissario Ricciardi, pubblicato da Einaudi, un'indagine del commissario Ricciardi nella Napoli del 39, prima della guerra. Il consiglio di lettura di questa settimana è dedicato a L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, l'autore Michael Bible e l'editore in Italia è Adelphi. Siamo nei primi anni degli anni 2000 e ci troviamo in una cittadina della Carolina del Nord. La comunità locale viene sconvolta da un fatto di sangue molto grave. Un giovane del posto, nel tentativo di dare fuoco a se stesso, in un atto che vuole essere a metà tra il dimostrativo e il mistico sulla scia dei monaci buddisti e delle forme non violente di protesta, appunto cerca di dare fuoco a se stesso all'interno della chiesa della cittadina, ma innesca un grande incendio in cui moriranno gran parte delle persone presenti. Questo fulcro tragico è il centro intorno al quale si formano e si costruiscono le tante voci che compongono questo romanzo, un romanzo asciutto e serrato come nella grande tradizione del romanzo americano. Questa molteplicità di voci, questa coralità e il tentativo di ricostruire i mille rivoli e i cerchi concentrici trovano il proprio fulcro intorno alla figura di Iggy, questo ragazzo che tenta il gesto estremo, innesca l'incendio, ma sopravvive, verrà arrestato e condannato alla pena di morte. L'esistenza di Iggy è segnata da una grande solitudine, da un grande tormento e la ricerca insistente di esperienze totalizzanti e momenti di verità attraverso l'uso di sostanze, il sesso senza limiti e delle relazioni tra amicizia e amore senza troppe etichette. Il contesto però è quello di una cittadina di provincia americana con la sua violenza strutturale e con una grande dose di meschinità. Le domande intorno al quale si formano questo romanzo sono principalmente due: quanto dolore si può sopportare prima di tentare di provare sollievo infliggendo dolore agli altri? E poi qual è il senso di un'esistenza ripercorsa un po' a ritroso, guardando, osservando e concentrandosi sulle foglie che cadono da un albero, che è l'unica cosa che vedi dalla cella in cui aspetti di essere ucciso dallo Stato. L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, Michael Bible, Adelphi. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo la settimana prossima.